Ma può darsi. Può darsi che questo sia come un perdono. Forse mi ha riportato qui dalla spiaggia per una ragione. Per un'ultima volta. Lui voleva da me che continuassi. Che continuassi ad essere Die Hardman. No. Non è vero. Nessuno vuole un presidente che crede d'essere immortale. E se non temi la morte, come puoi apprezzare la vita? E la vita è appesa a un filo, ora come ora. Le abitudini sono dure a morire. Ma è ciò che dovrà succedere se vogliamo costruire insieme un'America migliore. La pistola non ti aiuterà qui. Lo ha detto lei, non io. Grazie, Sam. Ciao, Sam. Ti stavo aspettando. Lou! Non si muove. In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Alla fine è arrivato l'ordine di soppressione. C'è il rischio di necrosi. Il corpo non può restare qui. Ho pensato che magari vuoi occupartene tu. Potresti provare a togliere Lou dalla capsula per vedere che cosa succede. Sarebbe un'aperta violazione di un ordine esecutivo. E ci sono leggi ben precise al riguardo, ora che siamo una nazione. Io la forza di farlo proprio non l'ho avuta. Ma se l'alternativa è opporsi al presidente, neanche in questo riuscirei. Non io. Va bene. Andrò io all'inceneritore. Prima che tu vada, vorrei controllare delle cose. Ho messo le tue M-Link offline. In questo modo non c'è niente che ti impedisca di rimuoverle. Quindi le UCA non saprebbero dove sei né come trovarti. Saresti invisibile. Quando userai l'inceneritore, sarai riconnesso automaticamente alla rete. Ti ricorderai quello che ti ho detto? Certo, sicuramente. Com'è il tempo? Non credo che ti servirà l'ombrello. Ho deciso di realizzare il sogno di mio padre.
Tranquillo, non ho intenzione di mischiarmi con i terroristi. Le UCA mi proteggono. Siamo la prima società privata di corrieri a essere autorizzata. Stai facendo strada in questo mondo. Congratulazioni. Grazie. Aspetta, c'è una cosa che devo dirti. Non ho sparato a X. Non sono riuscita a farlo. Ho dato a lui la scelta. La morte o la solitudine eterna sulla spiaggia. Mi pare giusto. Tu non ami distruggere le cose. Infatti, rimetto insieme i pezzi di solito. E riconnetto. Sono fragile. Ma non sono così fragile. Ti va di lavorare per me? Mi serve uno come te. Il mondo è ancora a pezzi. Proprio come prima. Cosa non lo è? Ma noi siamo qui. Continuiamo ad andare avanti. Non tutti. Io no. Ma dai, sei stato tu a riunificare l'America. Non è così? Ma non c'è un posto per me. Non ho legami con niente e nessuno. Tanto vale essere morto. Lo pensavo già quando ci siamo conosciuti. E lo penso ancora. Non fingere di essere quello che eri. Hai imparato a toccare, a sentire. Ti sei connesso alle persone, a noi. Tutto ciò che tocco, lo perdo. Sam! Forza, Lu. È l'ultima consegna.
Va bene. Penso che ci siamo. Va tutto bene, Lou? In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Beh, grazie di tutto, Lou. Questo bambino è speciale. Un vero prodigio. Sarà il bimbo ideale. Sì, altrimenti sarà un sacrificio. Un pilastro. Un ponte. Ti ho portato un astronauta. L'umanità può andare ovunque, persino nello spazio. Molto presto uscirai da lì. E appena tutto questo sarà finito, ti porterò ovunque vorrai andare. Cerca qualcuno? Cristo santo. John. Sei tu? Capitano, che cosa ci fai qui? Mia moglie è ricoverata. Perché non succeda come l'anno scorso? La voragine a Manhattan. Mi dispiace tanto. Non lo sapevo che era tua moglie. Non era questo l'accordo. Hai detto che avreste fatto tutto il possibile per salvare Bibi. È così. Ma ancora non possiamo lasciare andare tuo figlio. Devi credermi se ti dico che è per il suo bene. Credere a una che porta la maschera e non ha detto altro che bugie. Io ho il dovere di proteggere il nostro paese. Le bugie sono una spiacevole necessità. La presidente mi ha dato massime credenziali di accesso. Con quelle ho manomesso il sistema di sicurezza. Abbiamo 5 minuti prima che si resetti. 5 minuti per parlare liberamente. Prendi il BB e vai via da questo posto. Non posso fare niente per tua moglie. Mi dispiace. Tu sei stato il mio comandante, ma io ho fatto un giuramento alla presidente. Proteggere lei e il paese a tutti i costi. Se la presidente mi dà degli ordini, devo eseguirli. Devo farlo. Però in guerra eri tu il mio superiore. E la tua famiglia non si merita questo. Tutto questo. Perché mi stai aiutando? Se ti scoprono. Perché tu mi hai salvato la vita, capitano, e non solo una volta. Quando il comando ci aveva spedito in quell'inferno, sei stato tu a riportarci a casa. Allora credevo di essere invincibile. Credevo di essere quasi un supereroe. Ma io non sono un eroe. Tu sei un eroe. Ed è tuo il merito se sono ancora vivo. È giunto il momento di ripagare il debito.
Porteranno tuo figlio in una nuova struttura domani. Non lo vedrai mai più. Servirà da pilastro per una nuova rete di comunicazione. Un sacrificio per una nazione che non esiste più. Ho scritto tutto ciò che devi sapere. Così l'ho tenuto fuori dal sistema. Brucialo quando hai finito. Il resto è nelle tue mani, capitano. Credo che questa sia tua, capitano. Non posso spegnere le macchine che tengono in vita tua moglie da qui. Il sistema non lo permette. Perciò, questa è l'unica tua opzione. C'è un allarme che suona se la linea è piatta. Ho fatto sì che il sistema alteri i parametri. Ma c'è poco tempo. Al massimo 5 minuti. Non esitare, capitano. È la tua unica occasione. Mi dispiace, Lisa. Non temere. Mi prenderò cura di lui, te lo prometto. Te lo prometto. La mia anomalisa. Perdonami. Bibi. Bibi. Bibi, mi senti? Mi senti? Sono papà.
tolto la connessione alle tue M-Link. In questo modo non c'è niente che può impedirti di rimuoverle. Se tu lo facessi, le UCA non saprebbero dove sei né come trovarti. Saresti invisibile. Quando userai l'inceneritore, sarai automaticamente riconnesso alla rete. Potresti provare a togliere il LUD dalla capsula per vedere che cosa succede. Ma farlo sarebbe un'aperta violazione di un ordine esecutivo. Irrealizzabile al di fuori della capsula. C'è il 70% di rischio di un danno irreversibile se cercassi di rimuoverla. Mettila giù! Gettala! Mettila giù! Indietro! Cazzo! State indietro! Non sparare, non sparare! Va bene. Prendilo! Non farlo! Ci penso io a lui. Oh.
Mi dispiace, capitano. Fermi! Non sparate! Anche voi! Restate lì! E non aprite il fuoco! Signore, o dovremo aprire il fuoco. È senza scampo. È in trappola. Se ne occuperà la vigilanza. Mi dispiace, Lisa. Ho fatto un casino. Ho rovinato tutto. Questa parte è a fine, che nessuno tiene. Ma è lì dentro, io l'ho visto. Ti sei sbagliato. È dall'altra parte. Vai! Sei signore. No, forza la porta, è qui dentro. Muoviti, idiota! Bibi. Non temere. Tranquillo. Io sarò sempre con te. Ecco il tramonto. La luce è vinta, fai uno sbadiglio, non serve far finta. Tra le mie braccia sarai protetto, ti collerà il mio amore. Fino al mattino. Quando ho scoperto che sarei diventato padre, ho avuto tanta paura. Paura di quello che significava. Dovevo essere presente per te e tua madre.
Sempre e comunque. Non sarei più potuto andare in missione e rischiare di essere ucciso. Non avrei potuto lasciarvi soli. Non più. Allontanatevi! Subito! Avevo sbagliato tutto. Tutto quanto. Diventare padre non mi ha reso pavido. Mi ha reso coraggioso. Scusa. Scusa se l'ho capito solo ora. Capitano, com'è conciato? Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sei libero. Oh mio Dio. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli, John. Dammelo. Ti prego. Sparagli. Ti ho dato un ordine, sparagli. Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter. Ma tu sei Sam Bridges. Mio figlio. Il mio ponte per il futuro. Senza di te, io sarei stato solo uno qualsiasi. Un perdente. Senza via d'uscita. Nient'altro che un ostacolo. Osservavo il mondo che la gente come te cercava di costruire. Dividere le persone era l'unica cosa in cui ero bravo. Oh. Ma tu no, Sam. Tu riunisci le persone. Tu sei un ponte per il loro futuro. E per il mio. Dai, Sam. Alzati. Thank you.
No, anche Baby. Oh no. No, 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 no. Sam, eccoti qui. Vuoi andare a casa? Andiamo a casa. Non temere. Conosco la strada. Il suo futuro come BB è finito, ora che la connessione con l'aldilà è interrotta. Sono stata io a tagliare il cordone, perciò sì. Senza morte riemerso nel mondo dei vivi. Dovremmo congedarlo.
Più o meno di sì. Toglielo dalla capsula. Lo crescerò come fosse mio. Avanti, Lu. Svegliati. Forza, Lu, svegliati. Forza, Lu. Su, avanti, svegliati. Devi svegliarti. Forza, Lu, svegliati. Svegliati. Svegliati! Forza, Lu, svegliati!
Let's make a toast to the damned. Waiting for tomorrow when we're played out by the band. Drowning out our sorrows, what will become of us now? At the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun. Keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end?
Lou.